Di Battista 70 Phone, questa sera vi voglio parlare del MotoNav, navigatore in versione trial per 60 giorni integrato nel Motorola Milestone. Andiamo a sbloccare il nostro bel terminale, avviamo il MotoNav. MotoNav praticamente non è nient'altro che l'Ego 8, come potrete vedere adesso dalle varie funzioni e dalla grafica. Si sta avviando. Ancora un attimo di pazienza. Ok, questa è la schermata della mappa. In questo momento c'è la ricerca del segnale GPS in corso, non è esclusa che agganci, ed è agganciato. Vediamo un attimino il menu. Qui possiamo scegliere la destinazione, possiamo trovare l'indirizzo, trovare i luoghi, i preferiti, trovare sulla mappa, oppure abbiamo la cronologia. A vedere, ad esempio, i preferiti sono quelli che abbiamo impostato. Un attimo, non avevo cliccato bene. Abbiamo i nostri preferiti, possiamo aggiungerli, possiamo cambiarli, possiamo toglierli, come meglio ci aggrada. Trovare sulla mappa, possiamo puntare il dito e scegliere quello che vogliamo, oppure trovare dei luoghi, distributori, parcheggi, praticamente sono, diciamo, i punti di interesse. Oppure un indirizzo, molto semplicemente scelta della nazione, della città, il nome della via, il numero civico o al limite una via trasversale. Qui abbiamo mostra tutte, sono tutte le ultime destinazioni che abbiamo raggiunto. Torniamo indietro, andiamo a vedere altro. Abbiamo la scelta dei parametri del percorso, possiamo dire se vogliamo metodi di percorso, abbiamo rapidamente, breve, economico, facile. In genere quello più rapido è quello che ha una migliore, diciamo, combinazione del chilometraggio, dell'economicità e delle vie di miglior scorrimento. Scusate, mi sono impataccato un attimo. Dopodiché possiamo scegliere se evitare le strade a pedaggio, ferribot, strade non asfaltate. Strade non asfaltate, ad esempio, non è flaggato di default ed è una buona scelta. Abbiamo la possibilità di scegliere il veicolo, auto, pedone, bici, emergenza, autobus o taxi. Molto comodo perché comunque ci sono delle vie che in cui non si può accedere con ognuno di questi mezzi. Ok, torniamo indietro. Torniamo indietro, abbiamo suoni ed avvisi, possiamo mettere i suoni ai tasti, molto fastidioso, suoni al superamento di limite di velocità altrettanto, perché basta che superiamo di 5 km all'ora ci avvisa, oppure l'avviso delle telecamere antivelocità, che direi che è molto utile, c'è già un database compreso. Qui bellissimo, abbiamo una raccolta dei vari veicoli, possiamo scegliere sia il pedone. Ne abbiamo veramente diversi, oppure anche l'auto, possiamo scegliere vari tipi di auto, altri veicoli idem, anche qua possiamo scegliere il tipo di auto che vogliamo. Funzione molto scenografica ma con tempo carina. Abbiamo la possibilità di avere il ricalcolo automatico basato sul traffico, infatti io ho abilitato scarica info traffico. Ovviamente se non avete una flat dati è meglio che evitate. Possibilità di selezionare i colori della mappa. La posizione di partenza generalmente viene definita dal GPS. Se la impostate manualmente viene persa questa funzione. E poi abbiamo varie configurazioni locali, la lingua, il formato dell'ora di misura, la tastiera. Possiamo scegliere. Abbiamo la configurazione rapida, possiamo ripristinare le configurazioni predefinite, ottenere gli extra, i vari contenuti e le info. Vediamo ad esempio, quando noi scegliamo il percorso,
si presenta la mappa, abbiamo altre opzioni, ad esempio possiamo scegliere dei luoghi vicino al cursore, aggiungere i preferiti, mandare un SMS per avvisare un nostro contatto dove siamo, di modo che si ritroverà guardando su Google la nostra posizione, perché il messaggio verrà ignorato. Possiamo mandarlo per posta, possiamo chiudere o possiamo inserire un contatto direttamente, oppure possiamo aggiungere i preferiti come abbiamo visto. Facciamo percorso verso, sta pianificando, qui abbiamo impostato il discorso che gli abbiamo detto di scegliere la funzione per il percorso più rapido, ci dà il numero di chilometri e il tempo previsto. Possiamo cambiare le impostazioni del percorso, possiamo dire che non vogliamo più andare in auto, vogliamo andare in bici, in moto o a piedi, come meglio ci pare. Dopodiché, una volta che abbiamo scelto, possiamo dare il vai, lui si posiziona e siamo pronti per andare. Dopodiché, anche qua possiamo scegliere la mappa come vogliamo vederla, 3D più, 3D, 2D, lo zoom normale, vicino, lontano, colori, in automatico, preferiti oppure dove sono. Vedete? Qui ci propone quanti chilometri, tempo residuo e la presunta data di ora di arrivo. Su strada si comporta né più né meno di altri navigatori. Un po' di lag all'ingresso delle rotonde, per il resto abbastanza preciso. Il fix, come avete visto, è molto rapido ed ha preso anche in sala. Questo, vabbè, dipende più che altro dal dispositivo che dal software di navigazione. Comunque diciamo che è un buon segno, vuol dire che le porte sono settate a dovere e non c'è bisogno di doversi ingegnare per fargli vedere le porte. Spero di essere stato abbastanza chiaro ed esauriente, con questo vi saluto, da Loris, alias Battista 70 per Battista 70 Phone.